Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. La Regione diminuirà la partecipazione azionaria in Fidi Toscana, nata nel 1975, per favorire l'accesso al credito alle imprese. Per Fidi si apre la strada della privatizzazione, mentre la Giunta punterà a creare una nuova agenzia dello sviluppo partendo dalla società in-house Sviluppo Toscana. Polemiche le opposizioni che lamentano varie criticità in questo cambio di strategia. Vediamo tutto nei contributi. È cambiato il quadro normativo. Soprattutto a seguito della pandemia si sono rafforzati gli strumenti nazionali per quanto riguarda il sostegno al credito e l'innovazione delle imprese con la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 112. Sono praticamente venute meno le garanzie pubbliche di carattere locale. E allora occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere le imprese, per accompagnarle, per avere un effetto positivo nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra economia. Ecco perché la proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house. Ecco perché non andiamo a trasformare Fidi Toscana, perché Sviluppo Toscana è già in house, esiste già, e con l'apporto di una parte del know-how di Fidi Toscana e di SICI può rappresentare questa agenzia integrata che dia impulso e sostegno alle nostre imprese. Ovviamente rimane l'altro aspetto: quale mission e cosa dovrà fare Fidi Toscana, perché noi non intendiamo comunque abbandonare l'idea che ci possa essere comunque ancora un futuro ed un ruolo. Vorremmo che questo futuro sia disegnato attraverso la ricerca di uno o più partner nell'ambito del privato che possono indicare e aiutare la Regione a definirlo. Allora però noi chiediamo delle garanzie per andare avanti. Innanzitutto chiediamo che venga tutelato il valore complessivo di Fidi Toscana, chiediamo che venga tutelata l'occupazione, perché in Fidi Toscana ci sono delle professionalità molto importanti che hanno svolto un ruolo molto positivo fino ad oggi e che potranno e dovranno svolgerlo anche in futuro. I cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza. Solo creando ricchezza la si può distribuire. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, affidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fidi Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il fondo di garanzie centrali e con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorzi Fidi del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiato, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge, di la politica non chiede, non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente. Quindi il nostro convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno soprattutto del settore commerciale, artigianale o piccole e medie imprese che più di altri stanno faticando, mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare
stare al loro fianco. Il fattore tempo non è una variabile secondaria, il fattore tempo quando si affrontano queste questioni è una variabile importante. Abbiamo chiesto di fare in fretta, ma di fare bene, mediante un meccanismo di trasparenza e di partecipazione che per noi deve essere fondamentale, mediante ragionamenti di evidenza pubblica e mediante una logica di covendita e non di vendita indipendente da quello che possono fare anche altri soggetti. La discussione in aula ha dimostrato quanto Italia Viva sia a favore di una logica di mercato, nostro è un approccio liberale democratico che ovviamente favorisce le logiche dei privati nelle logiche di mercato, penso al settore della finanza, ma che dà un grosso sostegno pubblico rispetto a quello che può fare il pubblico a favore del mondo dell'impresa per il ruolo che è più congeniale a quello che la politica può e deve fare. Mi piace ricordare che neppure, ecco, 2 anni fa in campagna elettorale da una parte il governatore attuale Giani diceva che avrebbe trasformato Fidi Toscana in house. Dall'altra parte Susanna Ceccardi diffidava da comprare nuove quote di Fidi Toscana da parte della regione, quindi trasformarla in house. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato, ecco, detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di Fidi Toscana da parte della regione Toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività, ecco, di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in Sviluppo Toscana, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fidi e Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. Sostanzialmente occorrerebbe dare continuità alla propria azione o a quello che viene detto, così non è stato. Noi, torno a ripetere, siamo assolutamente per dare libertà e sostegno adeguato alle imprese, non ci sembra che sia quella la strada, quella che sta perseguendo, soprattutto per la confusione e l'indeterminatezza la Giunta regionale toscana. Fondamentalmente non ci convincono i tempi, perché dal 2018, quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fidi Toscana, abbiamo perso tempo allora, abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Giani, perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica e quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte, abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la Giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico, ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo. I bilanci di Fidi, non detto da me ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, 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 ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico, e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che, se tutto va bene, avranno un tempo di attesa di 1 anno e mezzo, di 2 anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fidi Toscana, che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie, e su queste la Giunta non ha chiaro quello che succederà. Oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in Fidi Toscana, per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Il progetto di Fratelli d'Italia è da sempre quello di riuscire ad avere un istituto di credito finanziario regionale, cioè un qualcosa di pubblico che sa che sia in grado di garantire quel rapporto che da sempre esiste tra credito e impresa. Come ci si arriva? Ci si arriva ovviamente attraverso l'unione di tutte le forze della Regione Toscana, ma se Fidi Toscana non era il soggetto adeguato, l'errore è lì. Il progetto può essere anche buono, quello di partire da Fidi Toscana per arrivare all'istituto di credito. Il problema è che hanno sbagliato il soggetto, non dovevano partire da Fidi Toscana ma partire da altri soggetti, dove ora, tipo Sviluppo Toscana, che oggi è il soggetto individuato per fare quel percorso lì, ma nel frattempo dal 2018 a oggi hanno perso 4 anni
anni investendo su un soggetto che era destinato a non essere quello definitivo. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che occorreva in Regione Toscana una finanziaria regionale, una finanziaria che facesse non solo i prestiti o che erogasse garanzie, ma che sostenesse il territorio. Abbiamo negli anni criticato la gestione di Fidi Toscana. Avevamo ragione, i conti lo dimostrano. Guardate, in 10 anni Fidi Toscana perde oltre 50 milioni di euro e brucia oltre 109 milioni di capitalizzazione. Di chi è la responsabilità di questa sciagurata gestione? Certamente è della politica che ha scelto, della politica che ha detto quali erano le imprese che andavano aiutate, della politica che non ha mai detto una voce critica nei confronti di quella gestione. Ecco perché oggi sosteniamo una visione diversa. Intanto dobbiamo dire che non ci sono state delle risposte che avevamo chiesto in Consiglio regionale, non ci basta un piccolo documento di 4 pagine di Prometia quando il documento complessivo è di oltre 250 pagine. Lo riteniamo un atto assolutamente sconsiderato ed anche offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali. Noi sosteniamo alcune cose che abbiamo portato in Consiglio regionale. Il primo, abbiamo bisogno di una finanziaria regionale, abbiamo bisogno di una finanziaria che abbia dentro il 106 per sostenere e per fare garanzie alle imprese. Abbiamo bisogno di una gestione fatta di competenza, basta i prestiti e gli aiuti agli amici degli amici. Si aiutano i progetti industriali, si aiutano le imprese del territorio, prevalentemente quelle che stanno in Regione Toscana per quanto ci riguarda, e si aiutano le imprese, non quelle che sono destinate a chiudere, ma quelle che hanno una prospettiva, che hanno un livello occupazionale. Troppe volte Fidi Toscana ha aiutato imprese che dopo pochi mesi hanno chiuso, depauperando così il patrimonio industriale della Regione Toscana e perdendo posti di lavoro. Il terzo elemento che chiediamo è che la scelta venga fatta in tempi celeri, in tempi veloci, perché il tempo è un elemento essenziale per il sistema produttivo di questo paese, cioè entro 3 mesi. E il quarto elemento, ultimo ma non da ultimo, è il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè la garanzia che quei 53 dipendenti di Fidi Toscana, che oggi sono delle professionalità acquisite per il nostro territorio, non debbano essere perse. La valutazione è veramente sorprendente, non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la Regione Toscana dichiara non più strategica, e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate appunto alle garanzie di Fidi Toscana. Non si è capito come mai la Regione Toscana ha creato 2 società praticamente uguali e adesso se ne accorge e si vuole disfare di quella che è nata prima. Quindi un sospetto c'è, ossia che cosa c'è dentro la pancia di Fidi Toscana? È stata veramente risanata? Come mai la Regione Toscana se ne vuole disfare? Questo iter strano di una comunicazione senza far passare l'argomento dalle commissioni competenti, dove i consiglieri possano approfondire e leggere i dati. Non si può mandare una comunicazione il venerdì per poi parlarne il martedì senza poter vedere i numeri, approfondire anche alla presenza dei dirigenti regionali. Ci sono forti incertezze su questa strategia. Anzitutto abbiamo perso un anno prezioso in cui Fidi Toscana aveva, come dire, portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare, diciamo, a una prospettiva in house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su Sviluppo Toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile, perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso, in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della Giunta Giani, il primo vero fallimento politico. Oggi sentirsi dire in aula che Fidi Toscana è a rischio nella propria continuità aziendale non rende naturalmente appetibile agli operatori di mercato proporsi anche per fare questo tipo di investimenti. È un'operazione che deve essere fatta, se la Giunta riterrà appunto di portarla avanti come sembra, in tempi rapidissimi. Io credo che da qui massimo a giugno dobbiamo avere certezza su chi sono gli investitori privati, altrimenti, ripeto, continuiamo a macinare milioni, a bruciarli anzi, e quindi a bruciare risorse dei cittadini toscani, e soprattutto lo facciamo senza una vera effettiva strategia che riorganizzi il complesso delle società partecipate.